Tre bicchieri, torniamo con i premi speciali e con i produttori che oltre ad aver una caratteristica particolare legata al premio di cui l'evento di stasera, hanno anche una produzione particolare. L'argomento di questa intervista è la muffa nobile che produce dei sentori meravigliosi. Siamo con Niccolò della casa di Orvieto, la Barberani, e abbiamo un bellissimo calcai che adesso lui ci racconta. Il nostro calcaia è l'oro di Orvieto, noi lo facciamo con la muffa nobile, abbiamo riscoperto da 27 anni questa tradizione, è una muffa particolare che viene solo in pochissime zone al mondo, noi abbiamo il fiume Tevere ed un lago sotto la nostra azienda, sotto le nostre colline, questa muffa si attacca ai grappoli ma non li fa marcire, li rende nobili, li addolcisce e dà degli aromi e dei profumi incredibili al vino, facciamo più vendemmie nello stesso vigneto per raccogliere solo i grappoli che prendono la muffa. E poi le portiamo nelle nostre cantine e li lavoriamo. L'Orvieto Classico Muffa Nobile è un Orvieto Classico e noi ci teniamo molto, non è fatto con vitigni aromatici o cose particolari, ma con le nostre uve del nostro territorio, quindi questo è molto molto importante. E quest'anno abbiamo ricevuto questo meraviglioso premio. Premiati anche in altre annate o il primo premio? No, premiati anche in altre annate e in altre occasioni, un po' in tutto il mondo, perché ecco, come vi dicevo, è una cosa veramente unica che si può fare in pochissime zone al mondo e quindi è un vino che da anni è apprezzatissimo internazionalmente. Il mercato, è il mercato italiano che vi premia o il mercato estero? Il mercato italiano ci ha sempre riconosciuto e premiato moltissimo. Il mercato estero ha apprezzato qualche anno ancora di più di quello italiano, perché è capace di saper apprezzare un pochino di più i vini dolci e la particolarità dei vini dolci, abbinarli magari non solo con i piatti dolci ma anche con qualcosa di diverso, di più particolare, con i formaggi, foie gras o tantissimi abbinamenti che possono essere esclusivi per questo prodotto. E come vi dicevo, dagli Stati Uniti fino al Nord Europa e anche la Russia apprezzano moltissimo questo tipo di prodotto, che è veramente un prodotto unico. Quanti anni di invecchiamento può raggiungere questo vino? L'invecchiamento di questi vini è secondo noi praticamente infinito. Noi abbiamo fatto proprio col gambero un paio di Natali fa una verticale dall'86, che è la nostra prima annata, ad oggi, e è stata un'esperienza veramente incredibile, perché sono dei prodotti che con gli anni gli zuccheri e gli aromi del vino si terzializzano e quindi tirano fuori degli aromi veramente entusiasmanti. Io consiglio sempre di acquistarne una bottiglia in più per tenersela e dimenticarsela in cantina e aprirla in un'occasione veramente speciale. Ma non bisogna essere degli stimatori della materia, perché altrimenti in una serata si ha bisogno di coccole e si apre la bottiglia. Quando vi vedremo a Napoli per una prossima degustazione? Ci vedremo a Napoli molto molto presto, stiamo organizzando entro la fine dell'anno, sempre con la città del Palazzo del Gusto, con il Gambero Rosso, una degustazione di dolci e con il nostro calcaia e i nostri vini dolci abbinato, quindi molto molto presto probabilmente saremo di nuovo a Napoli a festeggiare con voi in questa bellissima città. Vi salutiamo e vi ringraziamo. Grazie a voi, un saluto a tutti.